Ciao Paolo Lanfranco, sindaco di Valfenera. Ci troviamo per dirci due parole su Suor Onorina Lanfranco, di cui è stata deposta una targa sulla sua casa natia. Volevamo chiederti come si è arrivati a questa riscoperta di Suor Onorina Lanfranco e che cosa ti ha indotto a proseguire le sue ricerche e poi alla fine posare questa lapide in concordato, in comunione con il Consiglio Comunale. Ciao Suor Paola, abbiamo scoperto che era figlia di questo nostro paese che noi amiamo, Suor Onorina Lanfranco, di cui avevamo perso memoria. Lo abbiamo scoperto in modo assolutamente casuale. Possiamo pensare che la provvidenza ci abbia messo lo zampino, perché poche settimane fa, quando eravamo prossimi al 150° della sua nascita, avvenuto appunto il 30 aprile del 1872, attraverso internet ho appreso della sua esistenza, la sua attività, i suoi meriti che gli vengono riconosciuti in Colombia e degli studi che negli ultimi 2 decenni hanno portato a una sua riscoperta, la riscoperta della sua pedagogia. Proprio il 3 marzo c'era stata la conferenza organizzata dall'Ausilium di Suor Monica Teusa che ho seguito. E prendere atto che una conferenza impegnativa tenuta in lingua spagnola, ma con testo depositato e presente sul sito che ho potuto consultare in italiano, dedicava tutta questa attenzione a questa suora nativa di Valfrenera, veniva riportato con l'errore il paese natale, ma questo è sicuramente riconducibile a un errore di trascrizione perché nel nostro dialetto si inserisce molto spesso la R, e quindi è possibile che sia avvenuto qualche imprecisione, però ci ha onorati profondamente e ho valutato, telefonando a te peraltro, di cercare qualche Vero. ulteriore elemento. Tu eri già a conoscenza della sua esistenza, della sua figura, e mi hai dato un grande aiuto. Ricordo che nella prima nostra telefonata vi ho fatto riferimento a una sollecitazione che era arrivata dalla Colombia anche per approfondire la sua formazione. Su questo fronte abbiamo ancora da lavorare, però per provare a mettere a disposizione degli studiosi ulteriori elementi. Però ho subito condiviso con i miei collaboratori, ecco, più stretti, in particolare all'interno dell'amministrazione e con il parroco, l'opportunità di ricordare questa nostra concittadina. Nata nel 72, morta nel 48, sono andato alla ricerca dei nipoti, di quali potessero essere i familiari eventualmente ancora esistenti. Chiaramente si è trattato di ricostruire anche la genealogia, capire di quale famiglia facesse parte, e ho trovato qualche testimonianza ancora nei nipoti ultranovantenni. Abbiamo condotto una valutazione anche sul come a quel punto ricordarla, avendo avuto certezza di quale fosse la sua casa natia, abbiamo valutato che la posizione di una lapide fosse la decisione più opportuna. Un po' invertendo i fattori, ci sarebbe piaciuto forse, come avviene solitamente, avere il tempo per approfondire la conoscenza di Suor Onorina e poi completare il percorso con l'apposizione e lo scoprimento di questa lapide. Ma il 30 aprile premeva, eravamo a pochi giorni da quella data, ci sarebbe dispiaciuto bucare il giorno giusto, quello del 150° della sua nascita, ma ripeto, abbiamo invertito i fattori. L'impegno è di condurre poi degli approfondimenti, un'ulteriore occasione di studio, anche col coinvolgimento del paese, dopo questo primo momento particolarmente partecipato, sentito e che valuto molto positivamente come buona partenza in questo senso. A proposito di storia e di ricerche, ci potresti raccontare qualcosa sulla storia di Valfenera ai tempi dell'infanzia di Suor Onorina e sulla famiglia di Suor Onorina Lanfranco? Sì, Valfenera è un paese che oggi conta circa 2.500 abitanti, pochi meno ne contava alla fine dell'Ottocento, con una composizione sociale molto diversa da quella attuale. Il paese era molto più piccolo, con un'economia improntata alla ruralità, anche la famiglia di Suor Onorina, come la quasi totalità, era di contadini. Ma nello specifico coltivatori dei propri beni. Ecco, questa è una
come sfumatura leggermente diversa, contadini umili, legati alla terra, al ciclo delle stagioni, alla fede cattolica molto radicata, ma proprietari di quei pochi terreni che dava sussistenza a famiglie allargate. Anche quella di Suor Onorina era una famiglia molto allargata. Lei nacque il 30 aprile, ad un mese e mezzo dalla morte del padre. Cioè, quando lei nacque il padre era premorto e fu il nonno a presentarla quindi in comune per la registrazione il giorno stesso e a presentarla al parroco, anzi al vice curato, padre Melchiade, per il battesimo che avvenne proprio nel pomeriggio di quel 30 aprile, nella chiesa dedicata ai santi Bartolomeo e Giovanni Battista. Visse insieme ai quattro fratelli, due maschi e due femmine, lei era la quintogenita, l'ultimo genita, insieme alla madre, insieme al nonno e insieme a uno zio che ebbe a sua volta discendenza. La casa su cui noi abbiamo posto la lapide è proprio quella che ancora oggi appartiene ai discendenti di quello zio, dal quale solo negli anni, nei primi anni 90 si divisero, si spostarono in un'altra cascina che nel frattempo avevano acquistato dall'ultima marchesa, la marchesa Carolina, una cascina sulla piazza con un ampio possedimento terriero collinare. Una famiglia, mi riferisco in particolare ai due fratelli, che ha saputo essere pioniera di una coltura delle terre all'avanguardia. Si ricorda un sistema di pompaggio dell'acqua veramente insolito, ecco, d'avanguardia per i tempi. Quella era l'aria che lei respirava. Restò con i fratelli, divenendo maestra, come sappiamo, svolgendo la professione di maestra, fino al 1894. Da un nipote, ho avuto l'atto con cui nella divisione lei e la sorella cedettero ogni ragione poi proprio in quell'anno ai due fratelli. Nel frattempo uno era mancato. E poi da questi fratelli, Vincenzo e Domenico, si sviluppò una ampissima discendenza, fra i quali quei nipoti a cui facevo riferimento prima. Ecco, una vicenda che ha uno sviluppo poi con Suor Onorina nella pedagogia a livello mondiale, in terra di missione, ma che ha delle radici importanti che credo vadano approfondite proprio per il collegamento che possono avere con la vita e l'attività di Suor Onorina. Ho già detto di come il padre fosse mancato prima della sua nascita, e questo sicuramente ha messo la sua famiglia nelle condizioni di affrontare difficoltà importanti. In famiglie numerose e povere, quali quelle dell'epoca, garantire un servizio di educazione, di formazione, di accompagnamento verso l'età adulta non era scontato, e lei sicuramente ne ha appreso l'importanza. Vorrei anche ricordare che a Valfenera venne inaugurato nel 1881, quindi 9 anni dopo la sua nascita, lei non aveva potuto quindi entrarvi, ma veniva inaugurato uno dei primissimi esempi di asili infantili organizzati secondo il metodo froebeliano, per iniziativa di Tommaso Villa, un nostro concittadino, parlamentare per più di 50 anni, ministro dell'Interno, 2 volte presidente della Camera, laico, laicista, un'iniziativa che tendeva proprio a sottrarre al controllo della Chiesa e dei religiosi l'educazione infantile. Credo che questo qualcosa le abbia potuto lasciare, ecco, nel bene e nel male. Ed è ancora un asilo infantile, tutt'oggi con metodo diverso, chiaramente, tuttora in uso. Credo che questo legame con il suo paese natale, con questa esperienza che lei sicuramente ha conosciuta, perché è un asilo che si trova a poche decine di metri dalla sua casa, su cui abbiamo collocato la lapide, e di cui il fratello Domenico, che poi diventerà anche per pochi anni sindaco di Valfenera, fu anche consigliere di amministrazione. Dopo la morte del Villa, il fratello fu poi amministratore pubblico di impronta cattolica e subentrò proprio al figlio di Villa, quindi in un'alternanza tra una anima molto laica del paese e una sicuramente più legata alla Chiesa.
Grazie per questo spaccato di storia valfenerese. Quale risonanza ha avuto in paese la scoperta di una cittadina illustre di cui si erano forse perse le tracce, o come dici tu, forse anche i parenti stessi un po' se ne erano dimenticati? Ha suscitato innanzitutto curiosità e direi anche un po' di stupore nei parenti, i primi che io ho contattato, perché quei pochi, tre nipoti, due dei quali la ricordavano, una terza ne aveva solo sentito parlare, non sapevano quanto fosse rilevante la figura di questa prozia, di questa zia, anzi, nel loro caso. L'organizzazione di questa giornata ha suscitato però interesse. Il riscontro più significativo è quello della partecipazione però alla giornata proprio del 30 di aprile. È stata inaspettata la numerosità dei valfenaresi che hanno preso parte sia alla celebrazione eucaristica, peraltro colgo l'occasione anche per ringraziare chi ha dato il proprio contributo, oltre al parroco. Fra i tanti voglio ricordare i cantori del nostro coro, ecco, che ci hanno anche accompagnati con alcuni canti salesiani, in particolare il canto finale a Maria Ausiliatrice, davanti a quel quadro che è nella nostra chiesa fin dalla fine dell'Ottocento, e questo non è casuale, però ecco la gratitudine che proviamo per Don Bosco, per i salesiani, per le figlie di Maria Ausiliatrice, cui questo paese ha dato tanti cittadini e cittadine, credo che i miei concittadini l'abbiano dimostrato proprio il 30 di aprile. E i nipoti, ci parlavi che i nipoti avevano qualche cosa che poi alcune cose le hanno raccontate anche durante l'inaugurazione della lapide, dei ricordi della loro zia. Sì, parto dalla nota dolente. 2 mesi fa, una delle tre pronipoti, quella più giovane, aveva trovato una lettera, non di Suor Onorina, ma dell'Ispettoria della Colombia, che nel 50, quindi poco, nel 49, chiedo scusa, a pochi mesi dalla morte di Suor Onorina, avvenuta il 31 dicembre del 48, comunicava informazioni anche significative. Quella lettera, è stata passata alla sorella, che peraltro è mancata di lì a pochi giorni, e non l'abbiamo più trovata, ma speriamo ancora che possa uscire. Me ne hanno riferito il contenuto, ma è un profilo biografico i cui contenuti sono quelli che le consorelle, in particolare Suor Monica Tausa, ci ha già messo a disposizione anche in questi giorni. Un nipote, classe 1926, quindi 96enne, è l'unico che la ricorda, perché lei tra il 35 e il 36, se non vado errando, si trovava presso l'Istituto di Maria Ausiliadora a Barcellona e con lo scoppio della guerra civile rientrò in Colombia, ma passò in quell'occasione per 1 o 2 mesi, ecco, il ricordo è un po' sfumato, passò qui in Italia e restò presso la famiglia. Peraltro risale sicuramente a quel momento quell'unica fotografia che quel nipote ci ha messo a disposizione, però una fotografia importante, immaginiamo che risalga a quel momento perché riporta il timbro di Livorno, dove probabilmente era o sbarcata o si imbarcò, probabilmente era sbarcata perché fu una fotografia che lasciò ai familiari. E lui ricorda che con una consorella di un paese qui vicino, di cui però non ricordava con precisione la localizzazione, quale fosse, il padre le aveva trasportate, ecco, su un carro, aveva questo ricordo di questa prozia quando lui aveva quindi 10 anni. E da ultimo, ricordo significativo, ecco, documentale, l'altra nipote ha una lettera di Suor Onorina indirizzata alla mamma, a sua volta chiamata Onorina Lanfranco. Non è la sola. Il nome Onorina è stato dato poi in famiglia a molte delle figlie femmine dei vari rami. E questo è significativo perché denota una stima, un affetto per questa zia e anche un'unità all'interno della famiglia Lanfranco. E questa lettera, con molto, come dire, garbo, con molta cautela, questa nipote l'ha voluta condividere con noi. È una lettera con cui Suor Onorina invitava la mamma a valutare bene se sposarsi, esprimendo attestazioni di stima anche per quello che era fidanzato e sarebbe diventato il marito, ma la invitava a valutare
di entrare nelle file di Maria Ausiliatrice, di dedicare la sua vita a Dio. Credo sia significativo perché denota anche questo un profondo convincimento, ecco, della sua fede e della sua scelta di vita. Sicuramente era molto contenta della scelta che aveva intrapreso e quindi la voleva condividere con la nipote. Bene, ti faccio l'ultima domanda: la delibera e la motivazione per cui avete voluto così affiggere questa targa come comune, come amministrazione comunale? Sì, la delibera, è un atto importante, una delibera di consiglio comunale approvata all'unanimità, peraltro all'unanimità anche della composizione del consiglio, erano tutti presenti i colleghi. E io nelle premesse che sorvolerei ho ritenuto di citare alcuni studi su Suor Onorina, in particolare di Cecilia Romero, di Miquel Ángel Martínez Velasco e di Monica Tausa, appunto, allegando il contributo di Monica Tausa alla delibera per argomentarne la portata, il valore dell'attività di Suor Onorina. È una delibera che innanzitutto approva questa biografia, come ho detto, che viene allegata. Approva la proposta mia, ecco, nella qualità di sindaco, di collocare ad opere e spese del comune la lapide sulla facciata della sua casa natale. Ora si trova al civico 61 di Via Diaz, per chi la volesse trovare attraverso Google, ecco, attraverso gli strumenti attualmente a disposizione. All'epoca si trovava all'ingresso del paese, perché il paese non aveva uno sviluppo urbanistico prima di arrivare a quella che oggi è anche una piazza. Il testo della lapide che è stato deciso, approvato, deliberato dal Consiglio e che oggi si può leggere appunto sulla facciata della sua casa natale è questo: in questa casa, il 30 aprile 1872, nacque Suor Onorina Lanfranco, missionaria delle figlie di Maria Ausiliatrice, pioniera dei giardini d'infanzia in Colombia. Nel 150° anniversario, l'amministrazione comunale pose. E poi c'è un'ultima parte di questa delibera importante, però. L'aver demandato alla giunta comunale, in un momento successivo, perché ci sono delle condizioni ancora da sciogliere, l'intitolazione a Suor Onorina nell'ordine di un asilo, micronido 0-3 anni, che abbiamo la volontà di realizzare, per il quale abbiamo già richiesto un contributo statale e che auspichiamo di poter ottenere. Se lo otterremo, se saremo nelle condizioni di realizzare questo asilo 0-3 anni, proprio di fronte all'asilo infantile di cui parlavamo prima, il Consiglio ha deliberato di demandare alla Giunta l'intitolazione a Suor Onorina Lanfranco di questo servizio, chiaramente in ragione dell'attinenza con la sua attività di pedagoga in Colombia. Se questo non fosse possibile, nella delibera si riferisce anche della nuova piazza appena realizzata a poca distanza dalla sua casa natale, quindi in subordine il mandato è quello di intitolare quella piazza. È un'iniziativa che ha un ulteriore valore. Nella toponomastica di Valfenera manca qualunque riferimento a figure femminili. Questa è una grave lacuna che da tempo avremmo voluto colmare. Farlo con il nome di Suor Onorina è particolarmente significativo anche in ragione dell'impegno da lei profuso proprio a favore delle donne, dell'educazione femminile, del riconoscimento del loro ruolo. È una parte, anche in questo caso, non so se casuale, provvidenziale, ma sicuramente indiretta di quello che è avvenuto in queste settimane grazie alla riscoperta della figura di Suor Onorina. Ci siamo anche permessi di esprimere in conclusione di alcune premesse sentimenti di affetto e di gratitudine per l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in questo che è anche il 150° della vostra fondazione. Anche questa è una casualità che ha reso ancora più significativa la riscoperta di questa nostra concittadina, questa figlia del nostro paese.
Grazie mille al sindaco di Valfenera Paolo Lanfranco per questa ricchissima intervista che ci ha concesso e lo ringraziamo ancora per tutto quello che ha svolto e per le ricerche che speriamo di continuare a effettuare in futuro. Auguri ancora e alla prossima. Grazie Grazie mille Paola, grazie Paolo. a te e a tutto l'istituto. A presto. A presto.